Bella a tutti ragazzi e benvenuti al sedicesimo episodio della nostra videocarriera. Allora, ieri ci eravamo lasciati con 40 minuti di super calcio mercato, secondo me con gli arrivi di Jesse Rodriguez, Jimenez e via dicendo. Chiediamo, per iniziare subito questo sedicesimo episodio se non sbaglio, chiediamo subito i fondi alla società. Proviamo a chiedere un milioncino dicendo di arrivare in finale di Coppa Italia. Difficile, ma noi comunque ci proviamo. Allora, per iniziare questo episodio, che comunque non sarà lungo come quello di ieri, naturalmente, vi faccio vedere i giocatori che ho nella lista preferiti, che sono i giocatori che non dico che voglio prendere tutti, ma buona parte. Allora, si parte da Rozzi, Antonio Rozzi, che è un'ala destra della Lazio. Poi Güenes, scusate, è del Borussia Mönchengladbach, una T. Onasi, che tutti conoscete. Poi Jace, che è del Mainz. Rainer, che è del Bahia, è un brasiliano. Poi Simone Verdi, che tutti conoscono, un ex Milan. Milanovic, ex nostra conoscenza. Weiser, che è ex nostra conoscenza, che è lui che giocava con noi l'anno scorso. E poi Sally del Monaco. Allora, mancano ancora due difensori che comunque metterò, penso, in vendita. Cioè, proverò a prendere domani perché non me li fa più chiedere. Perché ne ho già chiesti troppi. E allora, mettiamo Morra in vendita. Proviamo. Perché comunque Morra lo vedevo un po' impazzato. Non è male, però era un po' troppo impazzato. E poi togliamo Paloschi perché spero che arrivi un'offerta per lui prima della fine del mercato. Altrimenti lo teniamo perché secondo me ci potrebbe dare una mano. Tolgo e rimetto anche Pegolo perché se riusciamo a vendere Pegolo che comunque prende un sacco di stipendio possiamo prendere tipo Lezzerini che prende pochissimo e non è male, cioè comunque un ottimo potenziale. Allora, il mercato negli ultimi giorni si fa sempre così, piano e con calma. Mancano 4 giorni e mezzo c'è la partita col Catania, ok? Quindi molto piano. Noi avanziamo giorno per giorno e guardiamo le offerte, pensandoci e riflettendo. Così è un consiglio che vi do anche voi quando dovete fare il mercato. Infatti io faccio avanza e poi interrompo subito. Ho 9 notizie, 9 email per adesso. Andiamo a leggerle tutte perché sono importanti. Allora, si parte da Onasi, 5 milioni. Rozzi, 700.000. Güenes, 750.000. Perfetto. Beh, Weiser lo sapevamo. Sally, 1 milione e 2. Milanovic, pochissimo. Poi partita spostata, ok. Noi facciamo così. Allora, Milanovic, partiamo da lui, comunque è un difensore che ci serve. Prende poco. Direi di fare anche prestito con diritto di riscatto a 400.000. Tanto così prendiamo solo lo stipendio. Quindi, secondo me, sarebbe un tassello per la nostra difesa. Poi, Sally. Sally, anche lui, è un ottimo esterno, un esterno sinistro. E proviamo a fare, però lui prende un pochettino di stipendio. Proviamo a fare anche lui 850, dai. È sempre prestito con diritto di riscatto. Magari se poi vediamo che ci rimangono soldi dopo possiamo anche prendere Weiser. Possiamo anche prenderli entro la fine del mercato. Comunque vediamo solo se accettano le offerte. La Weiser secondo me con 900.000 ce lo portiamo a casa. Sempre presto con diritti di riscatto questi qua. Poi Güenes, che è un giocatore che io conosco non tantissimo. Però dato che voglio provarlo, prendiamo anche lui con diritti, in prestito con diritti di riscatto e facciamo un'offerta da 600.000. Comunque, vedete, i soldi sono pochi, per questo faccio questa offerta. Comunque, è aumentare la nostra rosa. Rozzi, idem. Un giocatore su cui punto molto, però prende già 10.000 di stipendio. E noi, dato che mi piacerebbe averlo in rosa, che proviamo a chiedere 600 con prestito, cioè con prestito con diritto di riscatto. Passiamo ad Onasi. Qua la cosa si fa un po' più pesante. Per Onasi io proverei a fare un'offerta che è la seguente. Togliamo i soldi per adesso. Magari mettere solo un milioncino. E come contropartita dare Dos Santos. Ok? Proviamo. Magari si potrebbe fare anche 900.000.
proviamo a far questa. Magari poi lo aumentiamo se gli interessa Dos Santos. Quindi per adesso sono queste le nostre offerte, aspettando che ci rispondano per gli altri giocatori. Allora, interrompiamo subito, speriamo che accettino, perché comunque sarebbero tanti giocatori da mettere in più nella rosa, perché serve una rosa abbastanza lunga, perché comunque abbiamo anche l'Europa League, eccetera. Allora, 5 milioni per Jace, 1 milione 7 per Rainer, 1 milione 3 per Verdi. Allora, Rainer, vediamo, dovrebbe essere un COC anche lui, giocatore importante. Adesso vediamo, aspettiamo un po' per Rainer, magari poi negli ultimi giorni possiamo tentare. Allora, c'è Jace, giocatore che a me piace, poi non prende neanche tantissimo stipendio, prende 15.000. E vediamo di provare a fare questa offerta. Mettere, vediamo un secondo, allora, come contropartita Moore, e dargli 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 5. Proviamo a far questa. Proviamo. Poi Verdi si potrebbe fare un'offerta, sempre con diritto al riscatto, a, secondo me, sui 900 potrebbe accettare. Non li prendo adesso perché secondo me usiamo solo lo stipendio, tanto l'anno prossimo i soldi ce li avremo. Penso, non dovrebbe essere un problema. Questi qua potremmo riscattarli tutti tranquillamente. Allora, ultimo giorno, adesso qua c'è la partita col Catania che andremo a giocare per testare i nostri giocatori, ok? Giocheremo questa prima partita, potremo anche simularla, però ho deciso meglio giocarla adesso, così almeno avrete anche una partita durante questo episodio. Allora, altre 9 mail importanti, vedremo cosa hanno deciso le società. Speriamo che siano delle notizie belle per noi. Allora, partiamo. Offerta per il trasferimento Longhi, accettiamo subito, meno male che si arrivano queste offerte, meno male. Sono 450.000 in più, non vi ho detto niente. Allora, Verdi non sono interessati a chiederlo in prestito, offerta bassa, non interessa il giocatore, non interessa il giocatore. Offerta per il prestito, equa. Hanno respinto, la società nutre i dubbi, non siamo interessati a una trattativa delle offerte. Respinto anche questa, che palle, respinta anche questa. Offerta per il prestito, beh, hanno accettato in poche parole soltanto quella per Milanovic e Rozzi per adesso. Allora, per Jace, proviamo a far questa. Allora, togliamo Moore, mettiamo Pavoletti e la abbassiamo a 2, no, lasciamo sempre 2 milioni e 5. Allora, 2 milioni e 5 più Pavoletti per Jace, proviamo a farla anche alla Lazio, un po' diversa però. Allora, proviamo. Non Dos Santos, peccato, perché comunque Dos Santos prende un sacco di stipendi. Allora, rimettiamo anche qua Pavoletti e alziamo la proposta a 2 milioni e 8. 2 milioni e 8 più Pavoletti non sarebbe malissimo come offerta. E adesso però io direi di provare a mettere in vendita Dos Santos. Non mi ricordo se l'ho fatto prima, comunque lo facciamo adesso. Comunque c'è sempre l'ultimo giorno di mercato che si riescono a fare un po' di trattative. Non tantissime, però non è malissimo l'ultimo giorno di mercato. Allora, ecco qua Dos Santos, proviamo a metterlo in vendita. Non so se potrebbero mai arrivare delle offerte per lui, comunque noi ci proviamo. Allora, adesso andiamo a giocare la nostra partita col Catania e andiamo subito a gestire la nostra formazione. Allora, tempo sereno, quindi già sapete che a me la cosa piace. E vediamo, io direi mettere la formazione titolare perché voglio provarla tutta così. Con Paloschi in attacco e non Jimenez. Perché voglio vedere se tipo qualche folle vede Paloschi che gioca bene e se lo compra l'ultimo giorno del mercato. Proviamo. Poi Marcos Junior, Jesse Rodriguez. Quindi vanno benissimo secondo me per adesso. Ok, andiamo subito a giocare la nostra prima partita di questa nuova stagione. La prima che giocheremo noi perché le altre abbiamo tutte simulate. Quindi
Quindi Forza Sassuolo e speriamo di fare davvero bene. Vamos. Siamo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo Catania, per questa prima parte di campionato. Inquadrati qua Marcos Junior, Musacchio. Vediamo la classifica, anche se non c'è da guardarla perché è la prima partita. E infatti non ce la fanno neanche vedere, quindi vamos raga. Zezé dalla bandierina, la mette dentro, Pedro Mendes la traversa. Paloschi, Paloschi, poi ancora Paloschi col destro la parata. Attenzione qua, Letto ferma tutto, Dos Santos. L'unica occasione pericolosa del Catania è stata questa alla fine. Comunque, 0-0, ci è mancato solo il gol perché abbiamo giocato davvero un ottimo primo tempo. Peccato, speriamo di rifarci nel secondo. Stock recupera, Paloschi la mette dentro, la rovesciata. Paloschi lanza Marcos Junior. Lancio di Marcos Junior per Paloschi, l'ha parata ancora. Marcos Junior prova a lanciare Eze. Eze viene fermato da Rolin. Poi la palla arriva a Marcos Junior, la mette Rodriguez, l'ha rovesciata ancora la parata. Ma vaffanculo, porca puttana. Avrò fatto 50 tiri in porta, gioco di merda. Ma vaffanculo. Davvero, no, vi devo far vedere quanti tiri in porta ho fatto. 12, cioè, questa qua non è una partita dominata. 12 tiri in porta e hanno fatto un tiro. Cioè, è la partita perfetta. Vabbè, dai, va bene, iniziamo male il campionato, non per colpa nostra, ma secondo me solo sfortuna. Il nervoso. Torniamo al menu principale e finiamo in bellezza il mercato. Dopo il bruciante pareggio contro il Catania, davvero, poi avevo anche il cambio pronto tipo da 20 minuti per far entrare i Menes, non me lo faceva entrare perché la palla non voleva uscire, infatti non è entrata alla fine. Abbiamo fatto 12 tiri in porta, il Catania ha fatto uno, neanche in porta alla fine. Cioè, davvero, alla fine abbiamo pareggiato. Comunque, sono cose che succedono, ci rifaremo sicuramente durante il campionato. Allora, torniamo al nostro amato mercato, calcio mercato. Facciamo andare la prima ora di mercato e poi andiamo molto piano, molto ma molto piano. Allora, oh, non arriva l'email. Ah, ok. Ma perché? Facciamo andare anche la seconda. Non arriva l'email. Ah, ok. Ora. Beh, abbiamo 8 ore, vanno anche bene. 6 email, speriamo che siano email importanti. Venduto Longhi, offerta bassa. Non siamo interessati. Allora, accettato Onasi. Onasi, 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 porca puttana. Allora, 4 anni, giocatore chiave. Perfetto, perfetto. Adesso gli altri prendiamoli tutti in prestito, non mi interessa. Allora, Rozzi preso. Ok, accettiamo. Poi andiamo a accettare questo qua, Rozzi preso con presto con diritto di riscatto. Anche Milanovic preso con presto con diritto di riscatto. Ottimo. E andiamo indietro. Piano. Piano, no, andiamo, torniamo un secondo nella lista preferiti. Prendo Milanovic, quindi non ho venduto neanche Morro, se non sbaglio. E comunque abbiamo 6 difensori che non sono male. Jace non l'abbiamo preso più, però abbiamo preso Nasi, quindi Jace per me può star dov'è. E io proverei a prendere Wazer in prestito, naturalmente. Non me lo fa prendere, vabbè, dobbiamo aspettare, secondo me. Aspettare che arriva la risposta e poi provare a prenderlo. Andiamo nelle finanze perché abbiamo fatto l'offerta, dobbiamo mettere almeno così di soldi, perché Onasi prende 40.000 di stipendio, anche se sono usciti sia Longhi che Pavoletti adesso. Quindi dobbiamo aspettare. No, l'email c'era per Verdi che non avevano accettato perché era il prezzo troppo basso, giusto? Quindi se noi facciamo... Se ti faccio l'offerta, vabbè, facciamo prestito normale. No, mettiamo diritto riscatto a 1.000.000. Oh, devi accettarlo. Non è che ti cambia molto se te lo pago adesso, te lo pago dopo. Dopo. C'è arrivata l'offerta dell'Uruguay, ma io comunque le nazionali non mi va. Cioè, è bello nella nazionale.
Però non mi va, voglio puntare tutto sul nostro Sassuolo, perché comunque la videocarriera è col Sassuolo. Non è che mi interessi molto giocarlo in nazionale. Allora, arriva alle mail, ne arriva solo una. Offerta si sta per Onasi, quindi altro rinforzo del mercato. Adesso abbiamo 1.300.000 di stipendi. Adesso noi facciamo, mettiamo tutto per gli stipendi, tutto. Detto tutto, tutto, tutto per gli stipendi. Quindi cambiamo il budget. Allora, secondo me abbiamo costruito una squadra che porca puttana fa paura. Ok, abbiamo 35.000 di stipendi. Almeno che non esca qualche altro giocatore, con questi soldi dobbiamo andare a potenziare la nostra squadra. Un'email e basta. Non sono intenzionato ad accedere in prestito Verdi. Quindi mi sa che mi salta Verdi. Eh sì, mi sa che mi salta Verdi. Peccato, perché comunque è un giocatore che mi piaceva. Prestito con diritto di scatto a 1.000.000. 1.200.000, dai, contentiamoli. Eh sì, allora porca puttana, che idiota che sono. E anche Salli, secondo me. Se ti do 1.000.000 per Salli a fine... Anche se poteva valere anche 900.000. Però mi serve un esterno a sinistra a tutti i costi. Verdi non me lo danno in prestito. Però c'è Wenes. Allora, andiamo a vedere. Scusate se è un po' noiosa questa parte, però dovete capire che è un momento cruciale. Allora, Wenes... No, staff impegnato. Secondo me è arrivata anche l'email per Wenes e non l'ho letta. Probabile. Se prende di stipendio tipo 8 come prendeva Verdi, possiamo prenderlo in prestito Wenes. Allora, Borussia Mönchengladbach, dobbiamo guardare. Ecco qua. Allora, non gli va bene. Ok, quindi noi la facciamo 7,50. No, ho sbagliato qua. È da questa parte. Anche, vabbè, 7,50 è il prezzo che vale, quindi... Prende 8.000, perfetto. Quindi prenderebbe 8.000 come Verdi. Allora, arrivano 4 email. Allora, offerta. Ok, sono tutte accettate. Arrivano le offerte per Morre e Maupai. 1.000.000 per Morre. E 12, ma vaffanculo, ma no, non posso venderlo adesso, raga, cioè... No, mi dispiace, volevo venderlo, ma fammi prima queste offerte. Anche se me ne faceva a inizio ultimo giorno, cioè... Che palle, gioco di merda. Peccato, cioè... Era perfetto se me lo faceva a inizio mercato. Qua devo solo aspettare, se mi accettano tutti e tre ne prendiamo tre in un colpo solo. È ultima ora. Vediamo, dai. Tre email, speriamo che sono tre sì. Così sono ufficiali. Ok, devo solo accettare tutti e tre i giocatori. Quindi, uno. Accettato Salli, nuovo rinforzo. Accettato Wenes. E poi gli ultimi soldi per Weiser. Ci stiamo dentro a pennello. Ci stiamo dentro a pennello. Mi dispiace non essere riuscito a prendere Verdi, ma non avevo i soldi disponibili. Quindi si conclude così il nostro calciomercato. Forse mancava un altro tassellino in difesa, però va più che bene secondo me. Allora, chiudiamo qua il calciomercato e chiuderemo qua anche l'episodio. Perché, vediamo le ultime due email che non saranno importanti naturalmente. Ok, niente di importante. Comunque, chiudiamo il nostro calciomercato con questi altri tre acquisti. Andiamo a vedere la lista dei nostri trasferimenti, per così vi faccio vedere tutti i giocatori che abbiamo comprato in questa sessione di mercato. Allora, trattative riuscite. Salli, Weiser, Quenes, Onasi, Milanovic, Rozzi,
Jesse Rodriguez, poi Jimenez, Pedro Biang e Carrasco. Sono usciti poi gli altri che avete già visto. Comunque ragazzi, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che il mercato vi sia piaciuto, rispondete alle domande a fine del video. Non vi chiedo altro che lasciare un mi piace, un bel commento e ci vediamo al prossimo video. Bella!